Ecco, guardate che bello, venite a seguirmi, guardate che posto bello, dice. C'è veramente qualcosa qua. Possiamo salirci? Sì, certo, portasi su. Allora saliamo sul filo. Dov'è? Quanto va in su? Dice. C'è un modo, cosa pensi? È solo un filo, io vedo il filo della speranza, grande Barrett, ottimista, beato lui che è ottimista. Già. Hai ragione, questo è l'unico modo per salvare Eris. Sì, l'unico modo. Ma Barrett, capisco come ti senti. No, dirà, non puoi capirlo te, non puoi capirlo Claude, bla 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 bla. Forza andiamo, e invece. E già. Andate su sulla piattaforma, dovete meglio avere qualche batteria, avete capito me? Dice, ve ne vendo un po', dai. Ok, le ho riparate, quindi sono a posto. E te, come ne faccio delle batterie per salire sulla piattaforma? Lo scoprirai quando sei lì, che dici 100 per ciascuno, dice, ammazza 100. E se prendiamo le batterie di questo parco. E siamo arrivati, attenzione. Momento epico. Abbiamo raggiunto la torre della Shinra. A questo punto dobbiamo entrare e scalarla tutta per arrivare al piano più alto. Mi dice. Vediamo un po'. Conosci bene l'edificio? Ma no, no, ci penso, non lo conosco così bene. Però oltre che sono stato qua il quartiere generale, dice. Ho sentito di questo posto prima. Ogni piano sopra il 60esimo è speciale, non è facile nemmeno per gli impiegati passare. Deve essere dove tengono Aeris. La sicurezza è molto pesante, oh, bisogna stare attenti. Light, in realtà è leggera, vuol dire. No, è una trappola. Cioè, non penserai mica di passare dall'ingresso, eh. Dice, e cosa pensi di fare? Io voglio spaccare il sedere della Shinra e poi? Dice, non funzionerà mai. Devo trovare un altro modo. Dice, non c'è un altro modo. Se perdiamo tempo così, a Eris farà una brutta fine, diciamo così. Dice, lo so, ma se veniamo catturati. Dice, Claude, che facciamo? Sfondiamo la porta o andiamo dentro? Di strategia. E andiamo di strategia, ma non è vero in realtà. Dice, stiamo attenti e troviamo un posto migliore. Adesso ci si diverte. Mi dispiace, non avete un appuntamento, dovete aspettare. E Barry dice, io non ho bisogno di appuntamento, questa è un'emergenza, vi facciamo la stessa scena di Matrix prima che ci fosse il film Matrix. E chiunque voglia la sua faccia spaccata, se ne va, che non voglia la sua faccia spaccata, vada via da qui. E inizia a sparare. E tutti scappano tranne le guardie. Ma che pensate che sono? Una valance? Intrusi, intrusi, catturateli tutti! Ma noi non abbiamo paura. Non era anche neanche un caffè, dice Shira Ichi, il nostro slogan è il futuro della Shira è il futuro del mondo, non fidatevi. L'energia Mako per un mondo più luminoso. Bel logo, ma non c'è da fidarsi di quei tizi, E adesso andiamo su, ci facciamo la scalata alla vecchia maniera. Anzi, questa non è bella, Anzi, questa è super bella. No, far partire. E questo è casuale, i nemici che possono uscire. Dice, ma che cosa succede? Dice, guarda, guarda, dice, dannazione, dice il Barret. Fermati, Claude, fermati. Vediamo un po'. Allora, questo bellissimo suono di allarme. Siamo arrivati al piano 16. Dobbiamo salire sopra il 60, Livello 59. E ora siamo arrivati al penultimo piano. C'è ancora qualcosa da fare, vero? Ecco, distruggere gli intrusi. Sterminarli tutti. Dice. Battaglia, la usiamo. Dice, che cos'è questo? Ha ricevuto la key card. Livello 60. Dice.
Ehi, Claude, siamo arrivati qui e pensi di tornare indietro al primo piano? Certo che no, non siamo mica scesi. Intanto la guardia dorme, è lì che è tranquillo, che non si è accorto di nulla. Anche noi dal livello 60 siamo arrivati e ormai l'intrusione ha avuto successo, ce ne possiamo andare su. E ora andiamo a parlare con l'impiegato. Cosa ci succede? Ha dimenticato la sua chiave? Perfino gli impiegati non possono accedere al piano superiore a 60 senza una carta, una chiave speciale. Che cosa ti fai tu? Oh, devi essere quello, come lo chiamano? Il tizio delle riparazioni. questo edificio si sta spaccando. Sì, questa porta è stata appena aperta, ma tu devi ripararla subito. E vai anche sui piani superiori, tieni la mia carta da scheda. Così facile sembra, se non lo è per niente. Adesso andiamo da lui. Tu chi saresti? Sei uno di quelli che... Oh, vabbè, io sono Domino, il sindaco. Cioè, sono il sindaco solo di nome. La città è guidata dalla Shira. Il mio vero lavoro è di controllare i documenti della Shira. Io, il sindaco, ridotto a un bibliotecario. Ah, vuoi andare su? Va bene, se azzecchi la password ti do la mia scheda. Ok. Azzecca la password e la scheda. Presentati, io ti darò anche qualcosa di speciale. Va bene, donna, siamo pronti. Dimmi. La password è Mako. Ed è corretto, mi piace, bravissimo. Ok, che caro livello 65. Non pensavo ci avesse fatto quel tentativo, allora devo darti qualcosa, una promessa. Elemental materia, questo ragazzi è bello. Non lui è, chiaramente. Guardate un po' adesso. Avevi trovata la keycard del piano 66. E si va ancora più su. Non è ancora finita qua. Vedete che c'è la riunione di Caposcia nella Shira. C'è della puzza che viene da lì, dice. Stanno facendo un altro meeting esecutivo. Dice, quando vai nel bagno senti dei suoni che provengono da qualche parte? Mi stai dicendo che devo andare in bagno? Va bene, ma non io. Lord ci va. Mi dà la sensazione di essere vivo, la sensazione di muovere questo mondo con le mie mani. Tu sei solo un impiegato in realtà. Ma questo parlo. Ah, tanto parlo, sta zitto. Hello. È carino, ma c'è una ragazza con lui, dice. Dice. Ecco, c'è anche il capo, dice. Noi andiamo in bagno. Allora. Qui si può fare. Flush. Tirato lo sciacquone. Andiamo su. Puff. Ci arrampichiamo alla Solid Snake. Prima ancora che esistesse Metal Gear, sto gioco. Andiamo a sbirciare cosa fanno i capi della Shinra. C'è tanta gente in puta, dice. Rave dice. Abbiamo le stime dei danni per il settore 7. Considerato che queste fabbriche che abbiamo sistemato e tutti i loro gestimenti, il danno è stimato circa 10 miliardi di gil. Ammazza, sono tanti gil. Il costo per la ricostruzione del settore 7 è, presidente, noi lo ricostruiremo. Cosa? Noi lasceremo il settore 7 così com'è. E ricominceremo con il piano della Neo Geeka. Cioè, come? E gli antichi? La terra promessa sarà nostra, dice il presidente. Io voglio alzare i rates della Shinra del 15% in ogni area. E Palmer, il capo militare, sta impazzendo, sta dicendo sì, no, dal capo della missilistica, scusate. Sì, il picco dei rate, tralala. E includi per favore anche il nostro programma spaziale nel budget. E dice, Reeve e Scarlett divideranno gli extra che guadagniamo dall'incremento dei rate. Quindi te no, sta zitto Palmer, oh no, guardatelo, è aperto metà, gli manca una parte del corpo, impressionante. E arrivo, che è quello un po' più sensato del gruppo. Signore, ma se tu alzi i rate, le persone perderanno la confidenza. I tassi, Dice, andrà tutto bene. Viva le tasse, dice. I cittadini ignoranti non perderanno la confidenza. Loro crederanno alla Shinra Inch ancora di più. Ha ha ha, dice Heidegger.
Dopotutto, siamo noi che abbiamo salvato il settore 7 dall'avalanche, i veri eroi della trasformazione. E Barrett ha detto questo, sporco, parole che non si possono leggere. Come vedete, ma attenzione che fa la sua comparsa un nuovo personaggio, e il presidente Shira dice: Hojo, come sta la ragazza? Dice: come esperimento, lei è inferiore a sua madre. Sono sempre nel processo di compararla a sua madre Falna, ma al momento la differenza è del 18%. Dice: quanto ci vorrà per la ricerca? Probabilmente 120 anni. È impossibile probabilmente di finire la ricerca nel nostro tempo di vita, o nel tempo di vita dell'esperimento, se per questo. Insomma, non va bene, la Shira vuole i risultati e ci vuole 120 anni per ottenere i risultati. Per questo stiamo pensando di farla accoppiare, non proprio accoppiare, sarebbe come dire unirla ad altre specie. In questo modo ne creiamo uno che possa superare la nostra ricerca per tutto questo tempo. Dice: cos'è della nostra terra promessa? Io sono vecchio, non ne va più bene, dobbiamo farlo. Non fermerai i nostri piani? E Hojo dice: quello che stavo pensando, la madre è forte eppure ha le sue debolezze. E ride. Hojo ride, il disgraziato Hojo ride. Presenta Shira: e questo conclude il nostro meeting aziendale. Ci rivediamo presto. Ma lui si dimentica la porta aperta. Guardate che bello, lo freghiamo, lo inganniamo. Oggi si fa fregare così da noi. Possiamo andare su. Io me lo ricordo, dice Barry. Questo tizio è Hojo, il capo del dipartimento scientifico della Shira. Claude, non lo conosci? No, non mi dice nulla. Per volta che lo vedo. Così è fatto così, ok, capito. Attenzione. Questo è l'esperimento di oggi? Dice: stiamo cominciando ora. Alzalo al piano superiore. Eccolo qua l'esperimento. Il mio prezioso esperimento. Fra l'altro si accettano in chat suggerimenti per il nome da dare all'esperimento quando gli daremo un nome. Toc toc, esperimento prezioso? Verrà usato come arma biologica? Tanto dice Genova, gli ricorda qualcosa questo nome a Claude? Cosa vuol dire Genova? Cosa stai ricordando? Guardate, che roba impressionante. Genova, che cos'era questa testa? Vedete che Claude non ce la fa più. Hai visto, dice. Visto cosa? Si sta muovendo, è ancora vivo? Barrett è confuso, dice. Dov'è la sua testa? Perché manca la testa? Dobbiamo andarcene. Perché c'è un esperimento senza la sua testa? Si chiede. Giustamente, Barrett. Non c'è nulla di male con quello che si chiede, perché giustamente è un po' così. Allora. Possiamo andarci.